è la prima volta che partecipa alla mostra internazionale d'arte di Monaco. E questo grazie alle tante persone che a diverso titolo si sono impegnate. Voglio ricordare la struttura dell'assessorato, gli uffici deputati al cinema e allo spettacolo, che con la guida del direttore generale, che è la mia destra, la dottoressa Scano, dei dirigenti e di tutte le persone che nell'ufficio si occupano di questo settore, così insolito fino a questo momento, che insieme a tutta la struttura del gabinetto dell'assessorato ha dato vita alla promozione del cinema in Sardegna. Dico ha dato vita perché in questo momento in cui noi operiamo nella regione Sardegna siamo proprio chiamati all'attuazione di un'importante legge, che è una legge speciale, è quella che regola lo sviluppo del cinema in Sardegna, una legge del 2006 che in questo momento sta trovando l'attuazione. Era necessaria la formazione, la costituzione di una commissione ad hoc che potesse esaminare i film preposti. C'erano stati diversi motivi che hanno rallentato questo procedimento e oggi siamo arrivati finalmente a questo. È con grande orgoglio che io lo dico, perché credo che lo sviluppo del cinema possa portare un miglioramento globale della società civile, un miglioramento che parte sicuramente da un fattore educativo. Questi ragazzi poi ci racconteranno meglio, chi ha lavorato con loro, che cosa può produrre il sostegno alla didattica e alla ricerca. È vero che anche in questi giorni sta partendo proprio un master per il cinema, l'intesa tra la Regione Sardegna e l'Università di Cagliari, perché crediamo che questa sia una strada da percorrere a fare meglio. E in questo senso che io voglio parlare di un gruppo di questa operazione di partecipazione importante, poi nel dettaglio vedremo menzionare il primo film. Sono di Sardegna, il primo film parliamo di Oceana, parliamo ancora del secondo film che è Salvatore Pirelli, un'esperienza molto particolare quella che ha fatto Salvatore Pirelli come regista, in un progetto che è stato finanziato dalla regione e dove l'intenzione di cui il dirigente scolastico ma c'è anche il momento molto bello della traccia, dicevo, quella di Salvatore Meleu è stata un'esperienza che grazie all'intuizione del dirigente scolastico come sviluppare poi questo filmato intitolato da Giappone, che rappresenta uno sforzo. È possibile una domanda, assessore? Siamo no, conferenza. Sì. Assessore, quest'anno grazie alla Giunta finalmente sono stati assegnati i finanziamenti per i registi, le produzioni che avevano fatto le domande nei precedenti anni. Questo è un grosso obiettivo. Sono stati tra l'altro anche pubblicati bandi per le assegnazioni del 2010. Io parlo tra l'altro a nome di una rivista che nasce in Sardegna, che si chiama Cinemecum, che è online, che si promette insomma, di promuovere il cinema insieme alla Sardegna. Chiedevo questo, i nuovi bandi per il 2010 sono destinati esclusivamente ai cortometraggi, nonostante la legge preveda che ogni anno debbano essere finanziati sia i corti che i lungometraggi, che sono la cosa più importante, fra l'altro, per la promozione dell'isola. Potrebbe spiegare ai tanti registi che fra l'altro sono in ansia per questo motivo come mai il bando non prevede l'assegnazione ai lungometraggi e se le somme che erano state inizialmente previste per i lungometraggi verranno in qualche modo ridestinate al cinema o prenderanno un'altra diversa strada? No, è una ripartizione che è stata effettuata che intanto prevede questo primo bando destinato, come lei ha detto,
progetto e altri banchi che vanno molto, che sono in fase di studio, verranno sicuramente espletati. Quindi anche per il 2010 i lungometraggi verranno... Sì, ci sarà una... cioè praticamente c'era una modifica della norma che deve essere prima di tutto effettuata e poi si procederà. Ho capito, grazie.